Allora, partiamo. Allora, partiamo in piedi, punta dei piedi all'esterno, alle respirazioni, inspiro sempre con il naso, salgo con le braccia in alto, espiro con la bocca, scendo giù. Ancora due e giù. Tre. Quattro, giù, cinque, sei, sette, l'ultimo otto, e giù. Piedi paralleli, ginocchia leggermente piegate, braccia in fuori distese, spostiamo il busto da un lato, torniamo in centro, ci spostiamo dall'altra parte. Ancora, tengo i fianchi fermi, muovo il busto e cambio. Due, cambio, tre. Cambio, quattro, cambio, cinque, cambio, sei, cambio, sette, cambio, e l'ultimo otto, e cambio. Ci fermiamo in centro, ruotiamo indietro le spalle, ginocchia sempre piegate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E 8, ruotiamo le spalle in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ultimo. Ginocchia sempre piegate, braccia in alto distese, allungo bene sul fianco da una parte, cambio dall'altro lato. Due, cambio. Tre, e su. Quattro, cinque, cambio. Sei, cambio. Sette, su, l'ultimo, e cambio. Braccia giù, mani sui fianchi, muoviamo il bacino, ginocchia sempre piegate, piedi paralleli, andiamo indietro col bacino, in centro, veniamo avanti stringendo bene i glutei. Centro, vado indietro, in centro, stringo i glutei avanti. Tre. Dietro, centro, in avanti, quattro, avanti, cinque, stringo, sei, avanti, sette, in avanti, l'ultimo, dietro, centro. E stringo avanti. Ci fermiamo in centro, mani sui fianchi, gambe di nuovo distese, apriamo in fuori una gamba, piede a martello e torno giù. Sempre stessa gamba, inspiro, salgo, espiro, scendo. Salgo 3 e torno giù. 4, 5, 6. Sette,
8, dall'altra parte, piede a martello, inspiro, espiro, giù, salgo, 2, giù, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sciolgo piccoli calci avanti, di nuovo mani sui fianchi, facciamo ancora l'equilibrio, quindi una gamba sale piegata, si apre all'esterno, scendo, avvicino all'altro piede, inspiro, salgo, apro, espiro, scendo e chiudo, salgo, 3, espiro. 4 e scendo, 5, giù, 6, 7, giù e l'ultimo, stessa cosa con l'altra gamba, salgo, inspiro, apro, espiro, scendo, avvicino, 2 e giù, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8 e scendo, sciolgo di nuovo con i calci avanti, adesso piedi sempre paralleli, ginocchia un po' piegate, facciamo la respirazione, quindi portando un braccio in alto, tutto il giro col braccio e col busto andiamo giù. Rimaniamo giù bene con la schiena curva, risalgo, srotolo il busto, salgono le spalle e in ultimo il collo. E poi cambiamo quindi con l'altro braccio, salgo, ruoto, scendo col braccio con il busto, mi trovo giù, risalgo, srotolo la colonna, le spalle e in ultimo il collo. Lo facciamo insieme, partiamo col braccio destro, quindi salgo, inspiro, ruoto, espiro, scendo giù, rimango un attimino giù, respiro normalmente, salgo, srotolo la colonna, le spalle e il collo. Braccio sinistro sale, inspiro, su, espiro, scendo, ruoto. Mi fermo giù, srotolo bene la colonna e salgo, schiena, spalle e collo. Ancora una volta, destra, inspiro, su, espiro, ruoto, scendo, rimango un attimino giù, salgo lentamente, srotolo la colonna. L'ultima volta, sale braccio sinistro, inspiro, espiro, ruoto, scendo, giù, srotolo la schiena e salgo, ritorno in posizione retta, giù. Ultimo esercizio ancora da in piedi, sempre piedi paralleli, gambe piegate, braccia distese lungo i fianchi, scendiamo lateralmente, giù, salgo dall'altra parte, scendo, e salgo, bacino fermo, scendo, giù, scendo e salgo, ancora 4 volte, salgo, scendo, su, scendo 3, in centro, scendo, su, 2, salgo, scendo, su, ultimo, scendo, risalgo, scendo,
e mi fermo in centro. Adesso ci mettiamo sul tappetino, partiamo coricate su un fianco, quindi da gambe glutei. Ci mettiamo quindi col braccio sotto il capo, o piegato oppure disteso con la testa sopra, come siete più comodi. La gamba sotto parte un pochino piegata avanti. La gamba sopra tesa, piede a martello. Da questa posizione qui, dove sono in allineamento col busto, vado un pochino indietro contraendo il gluteo e ritorno nella posizione di partenza. Quindi senza sforzare troppo, non devo fare questo, quindi proprio piegare la schiena, ma solamente andare leggermente indietro, contraggo il gluteo e ritorno nella posizione iniziale, piede a martello, quindi espiro, vado indietro, inspiro, torno centrale. Ancora, 8, inspiro, 7, cerco di tenere il ginocchio teso, torno avanti, 6, torno, 5, torno, 4, ritorno, 3, torno, 2, torno, l'ultimo, ritorno, rimango con la gamba sollevata, sempre piede a martello, da qui piccolino salgo, scendo con la gamba tesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, riposo, scendo giù, avvicino all'altra gamba, sciolgo se volete il gluteo, quindi do dei piccoli colpi sul gluteo, riposo un attimo. E andiamo a ripetere tutto ancora una volta. Quindi parto di nuovo con la gamba tesa, piede a martello, vado indietro, quindi contraggo il gluteo, ritorno nella posizione iniziale, espiro, vado indietro, inspiro, torno in centro. 2 e torno. 3, torno. 4, 5, 6, 7, 8, rimango con la gamba sollevata, salgo, scendo, 1, piccolino, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Appoggio giù, riposo, sciolgo di nuovo il gluteo della gamba che ha lavorato, respiro normalmente, inspiro sempre dal naso, espiro sempre dalla bocca. Intanto portiamo tutte e due le gambe distese, più o meno 45 gradi con il busto, questa volta il piede è a punta, andiamo a toccare con la gamba sopra, quindi con le dita dei piedi, davanti, quindi sul pavimento, davanti al piede che è a terra, e sempre sul pavimento, dietro al piede a terra. Quindi in avanti, indietro, 1, dietro, 2, dietro, 3, dietro, 4, dietro, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 1, dietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e giù, riposo, avvicino di nuovo le gambe, sciolgo di nuovo il gluteo. Adesso l'ultimo con la stessa gamba, questa volta le gambe sono distese in avanti più o meno 90 gradi con il busto, il piede è di nuovo a martello, parto da una posizione con la gamba tesa sopra, sollevata dall'altra gamba,
senza scendere al di sotto di questa posizione, salgo e mi fermo lì col piede a martello. Quindi su, mi fermo, espiro, salgo, pin, spiro, scendo. Due, giù, tre, quattro, cinque, sei, sette, ancora quattro, quattro, tre, due, e l'ultimo, riposo giù, sciolgo di nuovo bene il gluteo, massaggio bene. Rimango tutte e due le gambe piegate avanti, adesso braccio teso sotto il capo, capo sopra, avvicino l'altro braccio, quindi le mani, i palmi delle mani sono a contatto, il braccio sopra sale, si apre indietro, quindi apro bene la spalla fin dove arrivo e torno in alto, chiudo, avvicino di nuovo le mani assieme. Inspiro, il braccio sale teso. Espiro, il braccio ritorna sempre teso. Salgo, tre. E scendo. Quattro. Giù. Cinque. Scendo. Salgo, sei. Scendo. Sette, scendo, e l'ultimo otto, e torno giù, giù un attimino. Adesso ci giriamo sull'altro fianco, ripetiamo tutto con l'altra gamba. Quindi, capo di nuovo in appoggio o braccio disteso sotto la testa. Ginocchio della gamba sotto, un pochino piegato in avanti, l'altra gamba tesa, piede a martello. Da questa posizione qui vado indietro, contraggo un pochino il gluteo e torno nella posizione iniziale. Espiro, vado indietro, inspiro, ritorno. 8, ritorno. 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, rimango con la gamba sollevata, piede a martello, salgo piccolino e torno giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Riposo un attimino giù, sciolgo il gluteo e poi lo ripetiamo ancora una volta uguale. Massaggio. E parto di nuovo, quindi gamba tesa, piede a martello, vado indietro, contraggo il gluteo, espiro, inspiro, torno in centro. Due, e ritorno. Tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, rimango gamba sollevata, salgo un pochino, mi fermo lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Riposo giù, massaggio di nuovo, sciolgo il gluteo, respiro normale. Adesso tutte e due le gambe distese, più o meno 45 gradi col busto,
il piede a punta, quindi vado a toccare con le dita del piede della gamba sopra, davanti al piede a terra e tocco dietro al tallone. Uno, dietro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ancora, uno, dietro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Riposo, giù la gamba, massaggio di nuovo, sciolgo il gluteo. Ora tutte e due le gambe sono distese avanti, 90 gradi con il busto. Piede a martello, sollevo un pochino la gamba sopra, non scendo più sotto di così, quindi salgo e scendo. Uno, giù, due, espiro, salgo, inspiro, scendo. Quattro, cinque, sei, sette, ultimi quattro, uno, due, tre e quattro, riposo giù, sciolgo di nuovo bene il gluteo, massaggio, rimango con tutte e due le ginocchia piegate avanti, distendo il braccio teso sotto il capo, avvicino le mani e salgo, apro il braccio e la spalla, indietro, braccio teso, inspiro, fin dove arrivo, espiro, ritorno, unisco i palmi delle mani, salgo, uno, e torno, due, espiro, torno, tre, e giù. 4, giù, 5, e giù, 6, scendo, 7, scendo, e 8, e giù. Riposo di nuovo un attimo giù il braccio. Adesso ci tiriamo su, ci mettiamo nella posizione a gattoni, quindi ginocchia divaricate sotto al bacino, le mani sono sotto le spalle. Andiamo a sollevare solamente una gamba, quindi partiamo con la gamba destra, distendo indietro, piede a punta, piede più o meno all'altezza del gluteo, e torno giù. Inspiro, la gamba sale, espiro, la gamba scende, guardo il tappetino, salgo, tre, e scendo. Quattro, su. E giù, tengo l'addome contratto, cerco di non andare in fuori con l'anca, 5, scendo, 6, scendo, 7, scendo, 8, ancora 4 volte dalla stessa parte, 1, e giù. 2, scendo, 3, scendo, e 4, e giù, riposo un attimino, vado indietro sui talloni, braccia ben distese avanti, giù la fronte, mi allungo bene, cerco di camminare in avanti con le dita delle mani, respiro normale, rilasso. E salgo di nuovo col busto, ritorno nella posizione di prima,
Ripeto tutto con la gamba sinistra. Quindi stendo la gamba indietro e torno giù. Sempre piede all'altezza del gluteo, inspiro la gamba sale, espiro la gamba scende. Salgo, 3 e giù. 4, scendo, stringo bene il gluteo salendo, 5, giù, 6, giù, 7, scendo, 8, giù, ancora 4 volte, 1. Espiro giù, 2, giù, 3 e 4 e giù, torno di nuovo seduto indietro sui talloni come prima, giù le braccia, giù il collo, cammino in avanti con le dita delle mani. E torno di nuovo su. Mi rimetto di nuovo nella posizione di prima. Questa volta le ginocchia sono unite. Parto di nuovo con la gamba destra, la distendo indietro. Da questa posizione qui apro la gamba tesa verso l'esterno. Ritorno indietro e piego il ginocchio giù. Quindi distendo indietro. Apro verso l'esterno un pochino, cercando di non andare in fuori con l'anca sinistra. Torno tesa dietro e piego giù. Inspiro, la gamba sale e si apre. Espiro, la gamba torna e scende piegata. Quindi salgo 3, in fuori, ritorno e piego giù. 4, salgo. Apro, torno, giù. 5, in fuori, torno, piego. 6, apro, torno, giù. 7, apro, torno, giù. L'ultimo, 8, fuori, torno e giù. Mi siedo indietro sui talloni, sciolgo di nuovo, allungo bene, se volete sciogliere un pochino i polsi, li ruotiamo su loro stessi, in senso orario ad orario. E torno di nuovo su a gattoni, ripetiamo tutto con la gamba sinistra. Quindi mani sotto le spalle, le ginocchia partono unite, distendo indietro la gamba sinistra col piede a punta, apro verso l'esterno, torno tesa e piego giù il ginocchio. Inspiro, salgo, apro, espiro, torno e piego. Salgo 2. Espiro, guardo il tappetino, 3, apro, torno, giù, 4, apro, torno, giù, 5, fuori, torno, giù, 6, in fuori, torno, piego, gli ultimi 2, salgo, giù, l'ultimo, su, apro, torno e scendo. Allungo di nuovo ben indietro, giù il collo, sciolgo di nuovo i polsi, ruoto, senso orario, senso antiorario, respiro normale. Allungo bene le braccia, cerco di camminare di nuovo ben avanti con le dita delle mani, la fronte attaccata al tappetino.
e torno di nuovo su col busto. Mi rimetto l'ultima volta gattoni, sciogliamo la schiena, quindi mani sotto le spalle, ginocchia divaricate con i fianchi. Inarco il busto in alto, quindi spingo con le braccia su, faccio la gobba, guardo il tappetino e cambio, il sedere va indietro, guardo in avanti, cerco di tenere le spalle lontane dalle orecchie, salgo su, guardo il tappetino, inspiro, vengo in avanti e guardo avanti. Espiro su, spingo con le braccia verso l'alto. Inspiro, cambio. Addome contratto, ancora 4 volte, salgo. Guardo avanti. Salgo 3, su. E cambio. 2, su, cambio, l'ultimo, salgo e cambio. L'ultima volta mi allungo indietro, braccia distese avanti, il braccio destro teso passa sotto il braccio sinistro. Guardo la mano destra col capo, quindi ruoto la testa, rimango giù con l'orecchio vicino al tappeto, respiro sempre normalmente. Riporto il braccio destro avanti, mi allungo ancora una volta centrale. Cambio, il braccio sinistro passa sotto il braccio destro, ruoto il capo a sinistra, guardo la mano sinistra. Ritorno tutte e due le braccia in avanti, l'ultima volta mi allungo degli avanti. Srotolo lentamente la colonna. Vengo su col busto e su. Ci giriamo, cambiamo posizione, quindi andiamo a pancia in su, facciamo un po' di addominali. Coricate giù con la schiena, gambe piegate, giù bene il collo, mani dietro la testa. Partiamo col crunch semplice, quindi gomiti ben aperti, il mento è lontano dal petto. Salgo su e scendo. Espiro, salgo, su, inspiro, scendo. Ancora, 2, e scendo. 3, butto fuori l'aria, inspiro, torno giù. 4, e giù. Su bene il mento, mi raccomando. 5, scendo. 6, e giù, salgo, 7, giù, 8, ancora 8 volte, 1, giù, 2, e giù, 3, scendo, 4, giù, 5, 6, 7, ora salgo, rimango su, quindi salgo, rimango su, su bene il mento, 6, addome ben contratto, 5, 4, su, vedi in alto il mento, conto 8,
Piego di nuovo le gambe, pianta del piede a terra, di nuovo braccia distese in alto, sollevo le spalle ancora 8 volte, quindi palmo della mano all'interno, inspiro, mi allungo bene verso l'alto, espiro, torno con le spalle sul tappetino. 2, cerco di tenere la colonna ben attaccata a terra e torno giù. 3, e scendo. 4, giù, 5, giù, 6, scendo, 7, scendo, e 8, e giù. Ginocchia al petto, mani sulle ginocchia, schiaccio bene le gambe al petto, mento verso l'alto, guardo il soffitto. Adesso le ginocchia rimangono flesse al petto, le braccia si distendono in fuori con il palmo della mano verso il pavimento. Da questa posizione qui andiamo a ruotare un pochino i fianchi e il busto senza però scendere completamente giù con la coscia. Ritorniamo in centro e ruotiamo il busto dall'altra parte. Torno di nuovo in centro, espiro quando ruoto scendendo verso il pavimento, inspiro, torno centrale. Espiro, il capo rimane sempre in centro. E salgo su, ancora 2 volte, espiro, inspiro, su, espiro, scendo, inspiro, l'ultimo, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, inspiro. Mani di nuovo sulle ginocchia, avvicino di nuovo le gambe al petto, rimango un attimino fermo lì. Ricordiamoci di respirare sempre, di non rimanere mai in apnea. E di nuovo porto le braccia in fuori distese, sempre il palmo della mano sul pavimento. Ruoto di nuovo, questa volta distendo la gamba più in alto. Piego, torno in centro, stessa cosa dall'altra parte. Ruoto, distendo la gamba più in alto. Piego. E torno centrale, espiro, ruoto, distendo la gamba, inspiro, fletto e torno in centro. Quindi ruoto, espiro, distendo, inspiro, piego e ritorno. Il capo è sempre centrale, quindi ruoto, allungo, piego, torno, cambio, espiro, allungo, inspiro. Torno, ancora 2 volte, ruoto, distendo, piego, torno in centro, ruoto, stendo, piego, l'ultimo, ruoto, distendo, piego, torno, ruoto, distendo, piego. Ritorno, al petto mi fermo dentro, massaggio la schiena, dondolo destra sinistra, sguardo sempre al soffitto. Massaggio bene la colonna. Ci fermiamo in centro, adesso una gamba è piegata, l'altra gamba è distesa. Parto con le ginocchia alla stessa altezza, piede martello. Le mani sono incrociate dietro la testa, dietro la nuca. Saliamo insieme col capo e con la gamba distesa. Su bene il mento, salgo, scendo, ritorno le ginocchia alla stessa altezza, scendo completamente con la testa. Espiro, salgo piede a martello, inspiro, torno giù. 2, e scendo, guardo sempre in alto. 3, giù. 4, 5, 6,
7, ultimi 4 da questa parte, 1, 2, 3 e 4. Riposo un attimo giù la gamba, piego questa gamba qui, distendo l'altra e ripeto tutto dall'altro lato, quindi gamba tesa, piede a martello, salgo capo e gamba, espiro, inaspiro, torno giù, 2 e scendo, sube nel mento, 3, giù, 4, 5, 6, 7, ultimi 4, 4, 3, 2 e l'ultimo. Mi allungo di nuovo, gambe tese, tutte e due, piede a punta, braccia tese dietro la testa. Rimango un attimino giù, piedi ben a punta, dita delle mani ben indietro. E cambio, gambe flesse, mani di nuovo sulle ginocchia, spingo bene le ginocchia verso il petto. Adesso, piedi giù, mettiamo le mani sotto ai glutei, distendiamo le gambe in alto, il piede a martello, andiamo ad aprire e chiudere le gambe verso l'esterno e insieme, mentre andiamo verso l'esterno, scendiamo verso il basso. Quindi, apro in fuori e chiudo un pochino più avanti. Apro, chiudo, l'ultimo in basso, apro, chiudo. Risalgo, apro, chiudo, apro, chiudo, e in alto, apro, chiudo, scendo, apro, chiudo, apro, chiudo. Se non riuscite a scendere fino in fondo, non importa, vi fermate uno step prima. Salgo, apro, chiudo, apro, chiudo. In alto, apro, chiudo, l'ultima volta, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, risalgo, apro, chiudo, apro, chiudo, l'ultimo, apro e chiudo, giù, gambe flesse al petto. Di nuovo gambe distese, piede a martello, l'ultimissimo, molleggio piccolino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Gambe flesse, mani di nuovo sulle ginocchia, l'ultima volta schiaccio bene le gambe al petto, ci diamo una bella spinta, veniamo su seduti, mi giro in avanti e facciamo le nostre caviglie. Quindi, gambe distese avanti, e piedi un pochino varicati, alterniamo mani dietro in appoggio, alterno il piede a martello, e il piede a punta. 1, punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tutto il giro della caviglia, voto 1, su. 2, 3,
4, 5, 6, 7 e cambio giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lì. Veniamo su col busto, ci allunghiamo bene con la schiena in avanti, quindi parto braccia tese, salgo bene, apro le spalle, su, mi chiudo in avanti, giù, schiena curva. Inspiro, salgo, apro bene il petto, le spalle, su, espiro, scendo, schiena curva, avanti. Salgo, 3, inspiro, espiro, giù. 4, su, e scendo. 5, salgo, giù. 6, giù. 7, su, giù. E l'ultimo, salgo, mi chiudo in avanti, rimango bene giù, cerco di allungarmi il più possibile avanti, quindi schiena curva, braccia ben avanti, giù il collo rilassato. Srotolo lentamente la schiena, salgo su con le spalle e col collo. Gambe incrociate, su bene le spalle, distendo le braccia, incrocio, cerco di andare un pochino indietro con le spalle, tiro bene le braccia verso l'alto, scendo giù con le braccia, incrocio le mani dietro la schiena, spingo bene indietro le spalle, busto bello dritto, guardo davanti e giù le braccia. Facciamo il collo, busto dritto, sul mento guardo il soffitto, capo centrale, giù il mento al petto, guardo il tappetino, di nuovo in centro, in alto, in avanti e giù. L'ultimo, centrale, su, in avanti e giù. Tutto il giro del collo, ruoto, salgo, passo ben in alto, giù ancora una volta, due, su e scendo. Ruoto il capo due volte nell'altro verso, uno, su e due. E giù. Mi fermo, guardo in avanti quando ho finito di ruotare, busto sempre bello dritto, ruoto il capo verso destra, passo lentamente in centro, ruoto a sinistra, in avanti ancora una volta, ruoto, in centro e cambio. Ci fermiamo in avanti, mano orecchio opposto, allungo bene il capo laterale. Giù, cambio braccio dall'altra parte, allungo bene, busto dritto. Tutte e due le mani dietro il collo, giù, guardo il tappetino, gomiti aperti, spingo la testa leggermente verso il basso. Torno su, scendo con le braccia, un braccio avanti teso, gomito va dall'altra spalla, busto sempre dritto
e cambio, l'altro braccio distendo, gomito alla spalla opposta. Scendo giù, adesso in centro, scendo col braccio sinistro, scendo col gomito a terra, se riesco vado col braccio oltre il capo, tiro bene il fianco destro, cerco di non sollevare troppo il gluteo da terra, ritorno in centro e cambio, scendo col braccio destro e porto il sinistro bene oltre il capo. Ancora una volta, su, espiro, scendo, inaspiro, salgo e cambio, espiro, inaspiro, su. Giù le braccia, gambe tese divaricate, su mi allungo bene verso l'alto, scendo giù da una parte verso il piede, allungo bene la schiena, giù, salgo col busto, porto di nuovo le braccia in alto distese, mi allungo, scendo verso l'altra gamba, giù, srotolo piano la schiena, salgo, l'ultimo allungo bene le braccia centrali, tiro bene verso l'alto e cerco di scendere in avanti, fin dove arrivo, giù bene il collo, giù, rimango un attimino giù, sento tirare bene le gambe, srotolo piano la colonna e vengo seduta su, ci alziamo sempre mani davanti ai piedi. Distendiamo prima le gambe, ginocchia leggermente flesse, srotoliamo la colonna, quindi salgo lento con la schiena, salgono le spalle, in ultimo sempre il collo. E su, braccia distese lungo i fianchi, ginocchia leggermente piegate, saliamo con le spalle vicino alle orecchie e le lasciamo cadere giù. Inaspiro, salgo, espiro, scendo. Due, e giù, tre, giù, quattro, cinque, sei, sette, otto, giù, in fuori le punte dei piedi, finiamo 8 respirazioni belle profonde, inaspiro, le braccia salgono, espiro, le braccia scendono, salgo, due, e giù, tre, giù, quattro, cinque, sei, sette, e l'ultimo, otto, e giù le braccia. Vi ringrazio, brave, fatevi il nostro applauso. Ci siamo, Pino? Ci siete ancora tutti? Ci siamo.